Il trascorrere dell'arte veronese si evidenzia chiaramente in due Cleopatre. Una di Domenico Brusasorci, che appartiene a un gusto scultoreo post-michelangiolesco verso il manierismo, e l'altra, invece, di Giambettino Cignaroli, che ci porta nel cuore di un Settecento veronese che si differenzia, come sempre, dall'arte veneziana, come sempre Verona ha voluto fare, per scegliere non una linea rococò, ma piuttosto un riferimento al classicismo. Giambettino Cignaroli dipinge questa Cleopatra nel 1770. È un momento in cui l'artista è ben noto, anche al di fuori dei confini di Verona, e crea, negli ultimi anni della sua esistenza, l'Accademia che porta il suo nome, che è una delle prime accademie di belle arti in Europa create con criteri moderni. Il teatro è giusto appunto la necessità principale di quest'opera e potrebbe essere l'illustrazione di una famosa serenata teatrale, la famosa Marcantonio e Cleopatra di Hasse, rappresentata a Napoli nei primi decenni del Settecento, in cui trionfava Farinelli, il gran castrato, nelle vesti di Cleopatra, mentre invece Marcantonio era il contralto altrettanto famosissimo Maria Antonia Tesi. Vi è un gusto straordinario di un'epoca che va verso la consunzione, la conclusione, la Sirenissima stava per diventare un mondo che più non v'era, ma in questo suo crepuscolo sa celebrare le sue glorie teatrali più straordinarie, i suoi carnevali mirabili a cui venivano persone da tutto il mondo, e queste sue stagioni melodrammatiche, tanto nei teatri veneziani quanto a Verona, nel teatro dei filodrammatici, che raccontavano esattamente questo sentire che era come un congedo da un'epoca che stava terminando e che non per caso è stata raccontata perfettamente da Carlo Goldoni in un'opera sua terribile, Un'ultima sera di carnovale, in cui egli, Goldoni, che si sta trasferendo a Parigi, trasferisce la storia al mercante di stoffe Anzoletto, che se ne va verso la lontana Moscovia, a Mosca, perché a Venezia non c'è più commercio, non c'è più libertà e bisogna espatriare, come fecero numerose figure di quest'epoca, o con le loro opere o con la loro stessa persona.